La tecnica di oggi è una tecnica che può essere applicata alle vertebre dorsali medie, cioè le vertebre comprese tra D4 e D7. Siamo nella parte centrale della schiena. L'obiettivo della tecnica è sempre quello di andare a ripristinare la rotazione a destra o a sinistra, a seconda della tipologia di lesione, di una vertebra specifica. Lavoreremo col paziente in posizione supina, come abbiamo già visto nel precedente video delle tecniche delle dorsali alte. Se non avete visto il video, vi allego nella descrizione il link per poterlo vedere. La tecnica, vi dicevo, è molto molto simile. Andremo ad accompagnare il paziente e a usare il contrappoggio della nostra mano per poter permettere alla vertebra di andare a ruotare nel verso in cui non è possibile andare. Nel caso in cui la nostra vertebra, per esempio la D6, avesse una lesione di rotazione a destra, quindi verso destra le è permesso ruotare, verso sinistra non le è permesso ruotare. L'obiettivo sarà quello di andare a portare la rotazione della vertebra verso sinistra. Quindi siamo da questa parte, andiamo a posizionarci bene col nostro indice sulla vertebra che vogliamo correggere. Facciamo poi ruotare il paziente verso di noi, cambiamo mano, accompagniamo a terra. Una volta accompagnato, la tecnica poi è molto simile a quella delle dorsali alte. Al posto del nostro dito indice mettiamo l'eminenza della nostra mano, posizioniamo sempre il gomito sul nostro, diciamo, sul nostro pettorale. Mano sul capo del paziente, incastriamo bene. Da questa posizione chiediamo di inspirare profondamente e poi espirare facendo fare anche una flessione del capo. Ovviamente, come anche nella tecnica che abbiamo visto nei video precedenti, la spinta e l'appoggio del nostro corpo abbinato al contrappoggio della nostra mano permette alla nostra vertebra di andare a ruotare, in questo caso verso sinistra, e quindi a poter essere corretta.